Benvenuti in un nuovo video e benvenuti con l'appuntamento mensile con The Gusta Box. Ovviamente prima di iniziare sapete che giù nell'info box vi lascio un link. Questo link non è affiliato, ma potete risparmiare sulla vostra prima box. Poi dopo nei commenti vi scrivo tutto di nuovo. Potete risparmiare sulla vostra prima box. Dal momento in cui voi acquistate, io ricevo tramite il mio link, io ricevo 50 punti, ma dal momento in cui voi acquistate, The Gusta Box vi rilascerà anche a voi un codice o un link da dare ad amici e parenti, così loro risparmiano e voi accumulate punti. Direi di iniziare con la box di aprile? Sì. Ok. Scartiamola. Speriamo di riuscire a fare una challenge, altrimenti poi vi provo i prodottini in un video vlog. L'ho vista un po' pesantina, ma speriamo di bene. Chissà. L'ultima, se non sbaglio, non c'era anche qualcosa. Esatto, un succo di limone. Ma ho visto che, perché mi sono confrontata anche con un'altra ragazza, anche a lei mancava qualcosina. Quindi è stata un po', secondo me, una pecca nel mese di maggio. C'è stata. Veramente solite bolle. Solito fascicolo che non ci spoileriamo. Bolle. Ok, allora, intanto io la vedo bella consistente, fina. Ok, però vediamo. Oddio, adoro la collezione di Barbie. Wow. C'è tutto il kit, perché io sono andata sul sito. Pastificio di mattino, io sono andata sul sito che c'era tutta la linea. No. Comunque è la pasta di Barbie. Pennette rigate al dente in 9 minuti di Gragnano, sì, città della pasta. Bello! No, vabbè, bellissimo. Ma da conservare questa. Era bella. Che cos'è? Si è rotto. Un po' scostato. Cristalli di sale Maldon. Wow, fammi vedere. Questo luxury. Maestri produttori di sale. Questo costa un botto. Solo per il tè. Ah, il sale è grosso, ma sembra un cristallo. Ah, infatti è scritto cristalli. Sono tutti cristalli, tipo scaglie. Wow, duro, che bello. L'estate. Cioè, ma proprio... Zero. Estate zero, gusto pesca. Eccolo qua. Adesso si avvicina il periodo estivo, quindi di gusto tutti. Sarà pieno. Vai. Queste non ci sono. No. Galatine morbidose al latte con cuore alla fragola, mela e limone. Ah, quindi hanno questi cuoricini sotto. Oh, vabbè, io amo le galatine. Mi sono sempre piaciute. Non so se si vede. Sì. Morbidose. Aceto. No. Salsa di morita, soia. Morita salsa di soia. Fermentazione naturale. Questa è scura però. Questa per serata sushi. Anche se io non amo la salsa di soia, infatti quando mangio il sushi... Questo è un messaggio subliminale. Quando mangio il sushi solitamente io non l'intingo mai nella salsa di soia. Ci vuole un video... Esatto, allora sì, col dai, sushi. Col sushi. Vai. Ok, vado io. Però mi piace, carina, ci voleva questo... Io così. Bocaditos, tomato e origano. Snaz. Wow, aspetta, io penso, ce ne sono due. Due pacche. Carini. Ma come questi sono sfiziosi. Sì, mi ricordano tanto alcuni che abbiamo già provato. Guarda come sono, sì. Però non mi ricordo il marchio. Io tastando c'è ancora altra roba. Sì. Questo mi voleva Dino Mix senza Perlani. Gelatina animale. Ok, questa è quella l'altra volta provai le altre forme. Questo va nella carta. Caramelle morbidelle frizz. Sì, sono draghi, sono dinosauri. Dinosauri. Draghi. Ok, carine. Little Sport Salted Caramel. Questo caramello salato ultimamente sì. Ci sta un po' perseguitando. Interessante. Però, eccolo questa qua. Questa è nuova. Sì. Bello. Fa sempre queste confezioni. Sì, belle, sempre particolari. Dai, questo mese è molto piena. Casa della... Allora, Casa della Piada. La vita mia.
è veramente un marchio. Play Piada. Sottilissima, morbida, e tocchi della magia 5. Che bella! Ti dice pure come parla. No, vabbè, adoro. Ti piace? Ok. Mi dico già che ci sarà una 24 sì, ore. Sì. La base ce l'hai. Ce l'hai. Ok. Poi ci dobbiamo se questa è la nuova. Questo mese si sono superati, secondo me. Hanno ci voleva, qualche prodotto in più. Ci voleva. Allora, birrificio Angelo Poretti 00, analcolica. Ah, è analcolica. Quindi c'è qualcosa imbuzzato. Ah no, però ci voglio andare attorno perché la voglio lasciare. Mango e frutto della passione. White mango, passion fruit. Mamma mia, cioccolato bianco. Cioccolato sempre bianco. Della Ritter Sport. Oh, bellissima questa. Ok. Cos'è una farina? È là. Il Molino Chiavazza. Manitoba, farina tipo 0 di grano tenero. Si può fare adatta per pizza, pane e brioche. Sì. Ricetta. La focaccia al miele e la focaccia con pomodorini. Alle mele. Focaccia alle mele e focaccia con pomodorini. Adoro. Finita? Sì. Dai però mese, ci voleva. Secondo me tutto. Ci anche sta. Vabbè, tutto sempre per sì, esatto. Comunque vi do già l'appuntamento la settimana prossima con la challenge, ma non ci resta che vedere le brochure. I snack tipo spuntini, queste cose qua, della Snaz 1,49, Casa della Piada 2,39, Estate 0,99, i cristalli di sale 3,69, la salsa di soia 2,89, i Ritter Sport 1,29 ciascuno al pezzo. C'era pure questo gusto, riesci a vedere che gusto è? Erano tre gusti. Qualcosa di giapponese, perché vedo il gattino, non lo so. Ripieno di mandorle e crema di amare nera. Mm. Poi, infatti si chiama Konnichiwa. Poi la farina 1,39€, la pasta 1,45€, le caramelle della Sperlari 0,99€, la birra Poretti 2,25€ e le galatine 1,49€. Io comunque sono con rimasta... Con la mia voce nasale. Io comunque sono rimasta molto molto soddisfatta. No dai, spiccissima. Ma mi piace tantissimo. È bella, vero? Io appena l'ho vista una ragazza su TikTok... E bionda che l'aveva preso, ho detto no vabbè, adoro, faccio andare sul sito ormai. Tu Giulia, fermati. E quindi nulla, io molto soddisfatta di guarda questa la box. Sì, è così. È bella, veramente bella. Io sono soddisfatta. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.